Non mi ricordo molto bene quando ho iniziato a fare musica, cioè sono nata nella musica, sono figlia d'arte, quindi per me la musica è come il pane, è una cosa normalissima. E non riesco a vedere la musica e me stessa come due cose, entità staccate. Io sono musica, le mie giornate tipo si svolgono in studio, sono in studio fino a quando non siamo stremati, poi andiamo a dormire, poi appena ci siamo riposati ritorniamo in studio. Quindi non ci sono orari, non c'è giorno, non c'è notte. Se no, l'altra mia giornata tipo è quando invece mi preparo per andare a lavorare, quindi a fare i concerti, ma è stato così da quando ero bambina. Ho sempre seguito mia mamma, cioè sempre, ho sempre fatto lo stesso iter. Nei primissimi anni 90, primissimi, mia madre si è fidanzata con un esponente di una famiglia circense molto importante e quindi ha deciso di fare questo percorso di vita con lui e ha portato anche me. Quindi io dai 7 anni ho iniziato a vivere come una circense, ho fatto la scuola circense che consiste nel fare una scuola un mese in un posto, un mese in un altro, un mese in un altro. A 14 anni ho iniziato a fare il gospel e con questo gruppo itinerante americano che era venuto in Italia per fare questi concerti, quindi io mi sono attaccata a questo piccolo gruppo di 5 persone e da lì ho iniziato a fare dei tour molto lunghi e molto faticosi in Italia e in Europa. Quindi lì ho imparato veramente a esibirmi, a salire sul palco e soprattutto a capire che quella poteva essere la mia strada. La mia infanzia è stata molto colorata. I miei genitori, mia mamma vive a Ibiza, è sarda di Samugheo, ma vive a Ibiza, è una performer, DJ, vocalist. Mio padre invece è zairese del Congo, però cresciuto in Europa, molto tra la Francia e l'Italia, suona, musicista, è un coreografo, bassista e chitarrista e vive a Riccione. Sono cresciuta con loro due che sono due pazzi scatenati e mi hanno fatto fare una vita pazzesca, con gente folle in posti incredibili e sicuramente sì, la loro vita mi ha influenzato tantissimo, io sono anche quello che loro mi hanno fatto vivere. Ho iniziato a lavorare per Piero Chiambretti quando ho compiuto più o meno 18 anni. Sono stati 11 anni fantastici. Ho capito che non potevo più prestare la mia vita e la mia esistenza a quel meccanismo, a quel tipo di cosa che era la televisione. E quindi ho deciso di lasciare la televisione per dedicarmi appunto alla musica. Ho scelto una strada sicuramente difficile, ma per me è assolutamente la migliore. Ho vissuto tantissimi momenti di vuoti creativi, ma secondo me un vuoto creativo nasce dal momento in cui di base c'è un pieno creativo. Quindi nel momento in cui perdi il contatto con te stesso, allora si entra in crisi, assolutamente. E quando mi succede, o mi sforzo e quindi mi impongo in un certo senso che devo assolutamente ritrovare l'ispirazione, o se no semplicemente non ci penso, faccio altro. Afrosarda è il mio primo album, un viaggio che è stato creato e concepito in 2 anni, nel quale conto la mia visione della vita, la mia filosofia, il rispetto, l'uguaglianza. Ho deciso di girare Afrosarda, il mio ultimo singolo in Sardegna, non perché è la mia terra, ma mi sento estremamente fortunata ad essere Afrosarda. Arrivo da due terre madri potenti e volevo rappresentare la storia millenaria sarda, che è molto importante. Quindi nel video ci sono dei punti energetici molto forti, quindi le tombe dei giganti, o le Domus de Janas, le dune di Portopino, le streghe di Janas, gli abiti tradizionali, sono legata a tutta la terra. Ovviamente la Sardegna e l'Africa sono due posti che sento, che mi curano, che mi servono anche per ricaricarmi e per buttare via l'energia negativa. Sono legatissima, ho un orgoglio sardo potentissimo e anche un orgoglio negro ancora più forte. E in questo disco abbiamo cercato di raccontare appunto quello che siamo con la musica, cercando di rispettare soprattutto chi avrebbe ascoltato il disco. Noi siamo artisti e viviamo di arte, quindi ovviamente viviamo con quello che facciamo, però tutto quello che facciamo non è mai finalizzato al business, ma finalizzato al rispetto dell'anima, soprattutto di chi ci ascolta e di noi stessi.